Ciao a tutti e benvenuti a questa terza parte della nostra, del nostro gameplay su questa storia molto intrigante, una storia che di sicuro avrà preso molti di voi, che di sicuro spero prenda altri, e quindi non perdiamo tempo ma andiamo a continuare il nostro gameplay. Ricordiamo che nella parte precedente siamo arrivati in una biblioteca e che sono stato ucciso da un mostro e che quindi dobbiamo... ho già trovato la chiave di un ufficio, dobbiamo trovare l'ufficio e bisogna stare attenti al mostro che ci insegue. A parte questo, il resto è normale. Qua abbiamo la chiave, la nostra sanità mentale, tanto qui c'è andare a puttane. Allora, no, le note non ci interessano. Promemoria: I must find a way to section. Devo trovare una via per la sezione 6. Ok. Allora. A parte queste cose strane che accadono, direi che può essere classificato tutto come ok. Ok, le chiavi le abbiamo trovate, andiamo su. Andiamo su. Oh! Mamma mia ragazzi, sto tizio che vuole vomitare mi sta... Ma vaff... Oh no. Cazzo ragazzi. Abbastanza tenebrosa come cosa, ma io direi di andare di qua visto che lì c'è soltanto una porta. Cazzo! Cosa cazzo c'è che non va adesso? The door to the city is locked. Ecco. Ti pareva che non era bloccato? Perché ci sono dei cassetti che non si possono aprire? Amnesia è famosa per la sua vasta office. I've got the keys. I must be getting close. Devo essere per forza vicino. Se siamo vicini. Buono. Vediamo cosa ci riserva il gioco prossimo. Quindi mi sono preso un infarto per niente. Beh, fino adesso la storia è abbastanza intrigante. Dai. Un po' lento il caricamento. Oh merda. Close the door. Chiudiamo la porta e pensiamo a cose positive. Pensa positivo. Pensa positivo. Please, nota per Mr. Dilcord. Boh, vabbè, guarda. Per favore, metti via i libri e mettili... Prendi via i libri, Mr. Pilford. Ah, Pilford. Ah, si capiva. Mr. Pilford. Ho capito che sei interessato alla cultura araba, ma questo non giustifica questo caos. Quindi tutto sto caos non è giustificato dal fatto che è una passione per le robe arabe. Cioè, proprio queste persone qua non sanno come prendere. Ok.
Una stanza andata, ce ne mancano tre. Cazzo, no, io odio le stanze buie. Ok, aspettate un secondo, rileggiamo un attimo. Come posso pensare di schematizzare la sezione 5 se Pilford lascia le chiavi nella stairwell e schematizzare in questo studio? Cosa penso di fare? Irrompere dentro? Devo cominciare a impararlo meglio. Promemoria. The key to the stairway is locked in Pilford study, which is closed shut. It's located near the storage. Buono. Non posso aprire i cassetti. Wow. Manca cacca. Vabbè. Oh. Vuoto. 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 Ma perché i terzi cassetti hanno sempre dei bug? Chiusa. Perché mettere un armadio qua? Ah, ho capito perché. Tu dici solo rumore, non mi tranquillizza per niente. Cazzo che roba. They say it will take at least 4 days to fix the mess up. It seems that appeared somewhere below Colstead and now c'è qualcosa che mi può aiutare? No, adesso. Mitchell says that if you put your hair
Cosa ho visto? Ma che spero, finché che ne picchi di Because of the earthquake, this room will be closed until the renovation are complete. Storage. Uno specchio rotto. Ah, mio Dio. Cosa c'era qua vicino? Mi ricordo che c'era qualcosa. Is the painting this color and you hear the voice of my house. It is for days. There are that say that there was nothing to worry about, just a mere thing. Grafici. È tutto chiuso. Deve essere una nota, se non sbaglio, racconti, no? Promemoria. It's located near the star. Aspetta un attimo, vediamo un secondo. Per memoria. The case is located in pieces which is closed shut. It's located near the storage. Ok, mostra il sopra quanto qua. Dovrei trovare qualcosa che mi permetta di... I've left the sledge in the other room. Boss said we have to finish that first. Not from the creator. Don't throw the sledge to the wall because it will make it break and plumb. And you get stuck. Emulate the swing on the wall to make it work properly. Sledge, cos'era sledge? You never wait for a while to Christmas. Siamo in atmosfera natalizia, ragazzi. Già. E guardate io a cosa gioco. Ah, sledge.
Ledge. Oh, promemoria. This crumbling wall may be my only access to the shift library study. Insomma, io devo buttarlo giusto, cazzo. Ok. Sledge. Slitta. C'è una slitta. Cazzo, trovo una slitta. Sarà lì. Going to search for a while. Christmas, I will not tell you what I've done. Oh yeah, I've done a lot of pretty present for all, and I know that you're nothing to do for me. Da da da. Ti puzza il culo tanto tanto, ma sì, tu lo sai. Ragazzi, sto impazzendo, cioè non so che cazzo fare, cioè non so dove trovare più che altro certe cose. Aspetta. Ma vaffanchiappe dell'olio. E che pensavo già bene, bah. E lo stupido olio. Vieni qua. Non c'è niente, non c'è niente. Qua forse, ma... Non vedo niente. Ah, questo è il muro. Qualcosa per buttarlo lì. E c'è. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Cazzo. Coraggio, sedia, fai il tuo lavoro. Ok, lo farò. Dai. Che ti lancio un calamaio. Cama. Che puttana, oh. Mi serve quella cazzo di una slitta. Aspetta un secondo, forse... Oh cazzo! Perché dovete uccidermi?
Oh cazzo, ragazzi. Deve essere qualcosa qua. Che cazzata, per buttarlo giù. Boh, ragazzi, non so proprio. Mi giuro che non toccherò più quadri in sto gioco. Mio Dio, ragazzi, non so più che fare. Vabbè, ragazzi, vi lascerò con questo dubbio. Riuscirò mai a trovare il modo per sfondare quel muro? Lo sa, lo scoprirete solamente guardando il prossimo video. Ciao ragazzi, al prossimo video. Da Lollo.